16. Il paese dei balocchi. Finalmente il carro arrivò. Lo tiravano 12 padiglie di ciuchini, tutti della medesima grandezza, ma di diverso pelame. La cosa più singolare era questa, che quelle 12 padiglie, ossia quei 24 ciuchini, invece di essere ferrati come tutte le altre bestie da tiro o da soma, avevano ai piedi degli stivaletti da uomo. E il conduttore del carro? Figuratevi, un omino più largo che lungo, tenero e untuoso come una pala di burro, con una bocchina che rideva sempre e una voce sottile e carezzevole come quella di un gatto che si raccomanda al buon cuore della padrona di casa. Il carro era già tutto pieno di ragazzetti, fra gli 8 e i 12 anni, ammonticchiati gli uni sugli altri. Stavano male, stavano pigiati, non potevano quasi respirare. Ma nessuno diceva «Oi!», nessuno si lamentava. «Pinocchio!», disse Lucignolo. «Dai retta a me, vieni via con noi e staremo allegri!» «No, no, no! Vieni con noi e staremo allegri!» urlarono tutte assieme un centinaio di voci dentro il carro. Pinocchio non rispose, ma fece un sospiro. Poi fece un altro sospiro, poi un terzo sospiro. Finalmente disse: Fatemi un po' di posto, voglio venire anch'io. Il carro riprese la sua corsa e la mattina, sul far dell'alba, arrivarono felicemente nel paese dei balocchi. Questo paese non somigliava a nessun altro paese del mondo. La sua popolazione era tutta composta di ragazzi. I più vecchi avevano 14 anni, i più giovani ne avevano 8 appena. Nelle strade, branchi di monelli dappertutto: chi giocava alle piastrelle, chi a palla, chi sopra un cavallino di legno. Questi facevano a mosca cieca, quegli altri si rincorrevano. Altri, vestiti da pagliacci, mangiavano la stoppa accesa: chi recitava, chi cantava, chi faceva i salti mortali. Chi si divertiva a camminare con le mani in terra e con le gambe in aria? Chi rideva, chi urlava, chi chiamava, chi batteva le mani, chi fischiava, chi faceva il verso alla gallina quando ha fatto l'uovo? Insomma, un tal baccano indiavolato da doversi mettere il cotone negli orecchi per non rimanere assorditi. E su tutti i muri delle case si leggevano scritte col carbone delle bellissime cose come queste: Viva i Balocci invece di Balocchi! Non vogliamo più scuole invece di non vogliamo più scuole. Abbasso l'aritmetica invece di l'aritmetica e altri fiori simili. Pinocchio, Lucignolo e tutti gli altri ragazzi che avevano fatto il viaggio con l'omino, appena ebbero messo il piede dentro la città, si ficcarono subito in mezzo alla gran maraonda. Fra i continui spassi, gli svariati divertimenti, le ore, i giorni, le settimane passavano come tanti baleni. Oh, che bella vita! Diceva Pinocchio tutte le volte che per caso si imbatteva il lucignolo. Era già da 5 mesi che durava questa bella cuccagna di balloccarsi e di divertirsi le giornate intere, senza mai vedere in faccia né un libro né una scuola. Quando una mattina Pinocchio, svegliandosi, ebbe una gran brutta sorpresa.